poco a poco ci avviciniamo a questo rugby beach e il momento anche del regolamento. Il regolamento è simile a quello del rugby a 15, dove abbiamo un arbitro federale. Come funziona questo rugby beach? Il rugby beach va benissimo, soprattutto è adattato con le regole del rugby a 15. Il rugby a 15 viene applicato costantemente in campo, però naturalmente adattato al beach. Il beach qua si gioca quanto più è possibile, vantaggio lungo quanto più è possibile. Quello che invece è molto utile nel beach sono i 2 secondi per poter giocare la palla e soprattutto il rispetto assoluto dei 5 metri e uscita immediata della palla da qualsiasi raggruppamento. Pertanto 2 secondi fondamentali e rispettare i 5 metri. I 2 secondi, tu parli del placatore placato? Sì, nel tackle, quando un giocatore è anche in piedi, fermo, 2 secondi, la palla deve uscire, altrimenti è turnover. Ti trovi bene ovviamente, non è la prima volta che vieni qui. È dall'83 che faccio beach rugby, da 10 anni consecutivi l'internazionale, pertanto mi dispiace solo che questo sia l'ultimo anno, perché la carta d'identità mi tradisce. L'International Rugby Board ha riconosciuto ovviamente questo rugby beach. Infatti dopo 2 anni di lavori, dopo 2 anni di trasferte in Francia e in Inghilterra, finalmente l'International Rugby Board un paio di mesi fa ha ufficialmente riconosciuto e accettato, accolto nella famiglia della Rugby Union, il beach rugby in tutte e 3 le tue versioni, quindi sia tackle, placato, touch o tag. Ovviamente per quanto riguarda la versione placata, il prototipo, il regolamento di Lignano, collaudato dopo un'esperienza decennale se non di più, è stato preso, considerato valido per poter essere utilizzato in tutto il mondo. Quindi d'ora in poi, se ci sarà un evento internazionale patrocinato o avallato dalla International Rugby Board, dovrà essere rugby, beach rugby a 5 con la regola dei 2 secondi, che è forse la cosa più tipica del beach rugby italiano. Sì, quello abbiamo parlato con l'arbitro, con il referee, però si parla anche dei grandi eventi. Parlavamo dei grandi eventi, anche una Coppa del Mondo del rugby è un evento da non trascurare. Diciamo che quando arrivano queste beatificazioni, chiamiamola così, si attiva le possibilità di un circuito a livello europeo, un circuito a livello mondiale. Già abbiamo fatto avanti, abbiamo presentato al FIRA la nostra intenzione di candidarsi a una possibile Coppa Europea, ovviamente patrocinata o comunque avallata dai massimi organismi del rugby europeo. Bisognerà vedere, ci vuole tempo per tutto, come al solito, ma speriamo che le cose procedano. In Italia se vuole un po' tempo di più. La federazione italiana più che volentieri è un po' appassionata al rugby a 15, ma tutto quello che è al di sotto del numero 15. No, è appassionata della nazionale, io direi soprattutto. Ecco. Della nazionale del rugby a 15, ma già il 7 beach rugby o femminile o quant'altro è più come una spina nel fianco, diciamo così, e viene vista con un po' pigramente. Per quello siamo riusciti a attivare prima l'IRB, che è la federazione italiana, anche perché l'IRB ovviamente speriamo in futuro dia degli stimoli o caldeggi determinate soluzioni che possono essere recepite anche dalla federazione italiana di rugby. Abbiamo tutto il tempo per gustarsela qui all'International Beach Rugby Cup di Lignano Sagrada, un canale 829 di Sky. Avete già il primo servizio del mitico nostro ancora con il suo rugby, il suo amore per l'Argentina soprattutto.